Non si conosce ancora la natura dell'incendio scoppiato questa mattina all'alba in Corso Garibaldi nel centro storico di Canicattì. Il rogo ha completamente distrutto i tre piani del vecchio mulino San Domenico. Nel momento in cui le fiamme si estendevano nella zona non passava nessuno, dunque non si sono registrati danni a persone. Duro e lungo il lavoro dei vigili del fuoco di Agrigento e Caltanissetta, chiamati ad intervenire per spegnere l'incendio, sul quale sono state avviate le indagini dei poliziotti del commissariato di Canicattì, diretti da Corrado Empoli, mirati soprattutto a stabilire se l'incendio ha natura doloso o accidentale. L'allarme al centralino dei vigili del fuoco è giunto intorno alle 5:30 di questa mattina. Uomini e mezzi si sono precipitati sul posto per spegnere le fiamme. Qualche anno fa un incendio di più modeste dimensioni aveva danneggiato il pianterreno dello stabile.